Bentrovati cari amici, oggi ho il piacere di presentarti un'opera veramente originale, un unicum nel panorama artistico europeo. Si tratta della Donna con maschera, del pittore nonché scrittore Lorenzo Lippi. Un'affascinante donna è raffigurata su un fondo scuro, ci guarda dall'alto verso il basso, con la mano destra tiene una maschera, mentre con la sinistra porge una melagrana matura. Ha una veste blu e le spalle sono coperte da un velo trasparente. Anche i capelli sono nascosti dietro sotto un altro velo. Colpisce il suo viso impassibile, il suo sguardo non tradisce infatti nessuna emozione. Posa un dito sulle labbra della maschera che tiene in mano e questo sembra un gesto che intima il silenzio. La maschera, in confronto al pallore del viso della donna, ha i colori della vita, la carnagione rosea, le guance rosse, le labbra colorate. Gli occhi però non sono che buchi neri, vuoti, simbolo della menzogna e della falsità. Ciò suggerisce che ci troviamo di fronte a una allegoria della simulazione. La melagrana che la donna tiene in mano è un frutto ricco di allusioni simboliche. Nelle raffigurazioni sacre, come ben saprai, i suoi semi racchiusi all'interno di un unico guscio sono simbolo della coesione e dell'unità della Chiesa, mentre il succo rosso rimanda chiaramente alla passione di Gesù e alla sofferenza dei martiri. In questo caso però la melagrana potrebbe significare le false apparenze, perché è un frutto nascosto dietro una scorza che non è commestibile. Inoltre, guardandola dall'esterno, non è possibile sapere se all'interno il frutto sia maturo o meno, sia guasto o meno. Anche questo quindi è un tipo di simulazione. Nei Vangeli spesso Gesù affronta la questione dell'autenticità della vita. Le sue prese di posizione, che a volte sono violenti nei confronti dell'ipocrisia, sono molto celebri. Condanna per esempio nei farisei la loro attenzione che pongono nell'apparire invece che nell'essere, nascondendosi dietro una maschera che non ha nulla di autentico. Chi desidera una vita degna di questo nome deve essere, non apparire. A realizzarci non sono quindi le grandi di opere, né un culto meccanicistico, abitudinario, come tante volte rischiamo di avere, ma è una vita fatta di gesti concreti che affondano le radici nell'amore misericordioso di Dio che ha scelto di condividere con noi, con ogni uomo, la sua storia. È molto bella l'espressione che l'evangelista Giovanni ha espressa all'inizio del suo Vangelo: il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Dio, che ha tutto creato, è entrato a far parte della nostra storia, della storia delle sue creature, per offrire all'uomo la possibilità di riscattarsi dal suo male ed entrare soprattutto in una relazione profonda, vera, autentica con lui. Non vi è persona che non sia stata compresa nell'abbraccio di Dio. Anche tu allora, con le tue debolezze, fai parte della schiera di queste creature. Infatti solo Dio è così privo di ferite da poterti offrire uno spazio esente dalla paura e farti provare il calore di sentirti a casa. Ciononostante, è chiaro che in questa vita piacere e dolore siano inseparabili, si susseguono l'un l'altro con la stessa regolarità come puoi vedere al mare: al sollevarsi di un'onda segue subito il suo ritirarsi nel mare. L'uomo cerca tante volte disperatamente di separare questi due fratelli, di isolare il piacere dal dolore, però ahimè, credo che anche tu te ne sia accorto, è una fatica vana. È una lezione che ci viene dalla cronaca quotidiana e che l'uomo ha espresso in mille modi nella sua arte e nella sua letteratura, come ha scritto a proposito il poeta pagano Lucrezio: un non so che d'amaro sorge dall'intimo stesso di ogni piacere e ci angoscia già nel mezzo delle nostre delizie. Anche se è una frase apparentemente pessimistica, ma è una frase vera. Personalmente, la chiave dell'esistenza, credo io, è il sapersi accettare con i propri limiti e nello stesso tempo affidarsi a un potere superiore, così come quando eri piccolina e ti affidavi e ti abbandonavi tra le braccia della tua madre. Grazie ancora della tua attenzione e arrivederci al prossimo video.